Allora, sono qua in Solidox e volevo provare a fare una camma con una funzione lamiera, ok? Perché volevo vedere se fosse possibile fare una cosa del genere, cioè andare a fare un tondo, svilupparlo, andare a fare la lavorazione di fresatura e poi riavvolgerlo. A questo punto teoricamente dovrebbe venire fuori una camma cilindrica abbastanza buona. E dunque ho provato a fare questo, dunque ho il mio tondo già avvolto, ok, ho usato la funzione base flangia della lamiera, vado a svilupparlo, poi io qui ho fatto la lavorazione. E poi ho fatto la piegatura e come si vede qua funziona senza lavorazione. Ok, dunque poi quando ho la piatta mi viene così, così la piatta. Ma questo è per così, teoricamente ho come si dice, come se lavorassi con la fresa e poi avvolgo, in questo modo dovrebbe venire come si dice, una lavorazione teoricamente giusta. In realtà cosa succede? Che se io attivo questo, ok, non riesce più a ritornare indietro, cioè in pratica non riesco a piegare di nuovo, ok? E si vede qua benissimo, mentre se io stoppo questo, lui riesce a riavvolgere di nuovo. Se faccio così, riattivo. Non ho fatto nulla di eccezionale, anzi ho cercato di rimpicciolirlo il più possibile per magari ci fossero problemi, ma in realtà non si può. Ho fatto semplicemente qua lo schizzo così, molto semplice, ok, simulando un'alzata di una camma cilindrica, e sono andato anche in poca profondità, l'ho messa così a caso senza andarla a quotare, però nulla. Poi anche qui il taglio, ho provato i vari ribaltellato da taglio normale e così via, ma non proprio l'idea questa qui, almeno con questa versione, perché penso che nelle altre versioni funzionasse questo metodo qua, non funziona, almeno io ho la 2021 e non funziona. Vabbè, dunque provare questa idea, vabbè, un po' malsana però, non stupida, di usare la lamiera per poi andare a creare. Naturalmente dopo, una volta che qua fosse riuscito, dopo si andava a riempire, si faceva diventare un solido e dunque quello era la cam, ecco. Però almeno con questa versione non si può fare. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.